Non so se abbiamo ancora 5 minuti di pazienza vostra, faccio solo una domanda a Luca. 5. La domanda sarà 30 secondi, quindi la risposta sarà 4 minuti e mezzo. La domanda è questa: uno dei temi che è stato messo sul tavolo in questi giorni è anche quello dell'indipendenza, è stato toccato anche stasera, della politica dalla sfera dell'economia, dai privati. Si è discusso anche recentemente, abbiamo visto alcuni passaggi anche dell'amministrazione abbastanza discussi, come le nomine nella fiera oppure i bond di Tipper emessi e approvati con pochissimo spazio di discussione. In tutto questo la voce del partito sinceramente oggettivamente non l'abbiamo sentita. Ti chiedevo se qual è la tua valutazione, anche se tu sei in una doppia veste, perché sei anche parte dell'amministrazione che ha portato avanti queste delibere, e come giudichi questo rapporto con l'economia in questi anni? Sì, ho 4 minuti, ne userò forse anche qualcuno di meno per dire però cose spero chiare e nette, appunto. Io penso che il tema dell'indipendenza e dell'autonomia della politica sia strettamente connesso alla sua autorevolezza. Quando la politica è capace di arrivare prima, di dare un indirizzo chiaro, di costruire le politiche, è meno possibile che l'economia invada il campo della politica. Spesso quello dell'economia, l'invasione di campo dell'economia, che ci sono e come, nascondono un deficit di politica e un deficit di buona politica. Troppe volte, l'ho detto anche recentemente, abbiamo avuto l'impressione che le grandi realtà che gestiscono pezzi importanti delle politiche pubbliche, penso a ERA sui rifiuti, penso a Tiper sul trasporto pubblico, penso alle aziende sanitarie, così parlo di una cosa che mi riguarda direttamente, hanno dettato la linea e la politica è arrivata dopo. Ecco, io credo che la politica debba arrivare prima con autorevolezza e farlo appunto attingendo alle idee, alle competenze, animando un dibattito, non semplicemente, come dire, sostenendo la posizione che si è definita in un ambito amministrativo, ma ad arrivare a quella scelta amministrativa dopo con una capacità di invece alimentare un dibattito plurale di idee, cosa che manca. E allo stesso tempo però dire in maniera netta, chiara e distinguere in maniera chiara le azioni per l'interesse generale realizzato dalle amministrazioni con i legittimi ma altri interessi dell'economia, il che vuol dire differenziazione dei percorsi personali, dei percorsi professionali, nettezza di distinzione di ruoli, ma come presupposto non di una distanza, di un silenzio, di una paura nella relazione, ma invece come presupposto chiaro, netto, nella pulizia e nella trasparenza delle relazioni per una costruzione di una relazione strategica per l'interesse del nostro territorio. Noi dobbiamo parlare con l'economia, dobbiamo parlare con i sindacati, dobbiamo farlo con la forza di una politica che dice dove si va, che non che subisce le indicazioni degli altri.